siamo Alessandro, Giovanni, Tamer, dei Feral Core, ce ne mancano due oggi e siamo un gruppo genovese, facciamo world music, suoniamo insieme da 3 anni, non tutti, all'inizio eravamo soltanto io e Pietro, che non c'è oggi, e facevamo solo musica strumentale con chitarra, didgeridoo e percussioni. E poi abbiamo conosciuto Giulia a un concerto, tra l'altro, del gruppo dove suona lui, gli Adrasif, e che è la cantante. E abbiamo cominciato a risuonare tutto aggiungendoci i testi, una struttura un po' più canzone ai brani. Poi mi hanno chiamato per un concerto, esatto, tipo meno di 3 anni fa. Sì, sì, boh, comunque in dicembre, sì, per un concerto insieme ad altri gruppi alla CLAC. Abbiamo reclutato Tamer, che poi abbiamo imbarcato a restare per sempre. E poi, dopo che avevamo già fatto un EP autoprodotto, eccetera, ci mancava qualcosa e abbiamo cercato rifugio nelle sapienti corde del basso di Giovanni. Allora, di solito do sempre una risposta falsa a questa domanda, però... Io non so la risposta giusta. Ma sì che la sai. Di solito mi faccio sempre beffe di chi mi fa questa domanda, inventandomi qualcosa, però per l'occasione ti dirò che in realtà semplicemente feral è inglese, vuol dire randagio, selvatico, e core sarebbe cuore. Quindi questo è. Però ci piaceva perché non si capisce bene se è inglese, che lingua è, eccetera, eccetera. Sì, perché core non è inglese. No, è italiano. Sarebbe italiano. Tipo italiano di tutto. Sì. Misto. Come fare le core. Esatto. Allora, lo facevamo all'inizio io e Pietro, quando eravamo ancora solo in due. E poi avevamo partecipato anche a un paio di festival cittadini di Basker. E poi dopo, con Tamer e Giulia, qualche volta siamo andati, ma non più tanto in realtà. Lo facevamo all'inizio, quando facevamo ancora cose strumentali, che era nato poi tra me e Pietro, giusto per vedersi suonare, divertirsi, quindi dicevamo andiamo per strada. Poi dopo ha acquisito ancora più, diciamo, serietà e abbiamo dedicato più tempo ed energia, sempre di più col tempo, a tutto il progetto nel corso degli anni che si è espanso. Comunque io avevo scoperto il Premio Parodi quando qualche anno fa stavo cercando festival dedicati alla world music in Italia, avevo visto il Premio Parodi e quindi già quando avevamo fatto l'EP autoprodotto avevamo provato a mandare i brani, perché funziona che loro hanno un bando che scade in primavera. Tu invii le canzoni, le biografie, eccetera, eccetera. Poi loro selezionano dei finalisti che vanno poi a fare il festival a Cagliari. E quindi poi è finito il disco che abbiamo registrato quest'inverno. C'erano anche i brani in genovese, quindi a me sembrava proprio adatto riprovarci. E poi mi hanno telefonato a fine settembre e ci abbiamo sballato tutti, eravamo contentissimi. Più che altro perché già solo che andare a suonare in Sardegna è una figata. Sì. Poi andare a suonare in un contesto dove sai che incontri artisti che sicuramente sarà bello conoscere e sentire quello che fanno. Poi gli organizzatori stessi del festival, non so, anche senza averli visti di faccia per ora, cioè io sono al telefono, non so, con la figlia, con la moglie di Andrea Parodi, e quindi già, nel senso, è bello, poi bello. Ti emoziona. Poi c'è Elena Ledda, che è la direttrice artistica, che è una cantante che io già ascoltavo prima di pensare che l'avrei mai parlato per telefono. Quindi siamo molto contenti, non so come dire. Allora, la Sayetana è in genovese. Ho fatto pressione io per inserire il genovese in dei brani, perché mi piace come suona, mi piace quando la gente lo ascolta e dice ah, ma è in portoghese, e invece è genovese. E poi perché lo trovo molto adatto alla world music, perché mi sembra quasi più internazionale l'italiano, nel senso che se io ascolto un brano indiano, sì, se ascolti un brano indiano, per te quello è world music. Sì. Quindi tutti i dialetti italiani, ma non solo quello genovese, ma anche il trentino, napoletano, non possiamo metterle nella categoria di musica italiana adesso, in questo periodo, perché la musica italiana è diventata quella indie, quella pop, italiano, sì, sì, sì. E tutto sì, quanto. Sì, sì. Però tutta la musica che è in dialetto adesso è world music. Sì. E quello è molto interessante. Sì, esatto, per questo valore, per come suona. Avere il testo in genovese ha un valore aggiunto perché
per Genova nello specifico, è vero che qua il dialetto i giovani non lo imparano, è una cosa che parlano gli anziani nell'entroterra in certi contesti. Io stesso, a me non me l'ha mai insegnato nessuno, o comunque nessuno si aspettava da me che io lo imparassi. Però giusto mi ricordo che il nonno mi parlava in genovese, mi ricordo che in campagna mi parlavano in genovese. E adesso a me non capita mai di essere in contesti dove qualcuno parla in genovese senza un'alternativa all'italiano. Ed è bello invece usarlo nella musica, non so, nel teatro, nella poesia, in qualsiasi cosa, cioè prenderlo e farlo vivere nelle arti, perché è una cosa di cui chiunque può fruire, mentre non tutti invece possono andarsi a scrivere al corso di genovese organizzato da, non so. E quindi è un modo per farlo vivere e per anche suscitare interesse. Io da non genovese ci trovo un aspetto romantico nell'utilizzare questa lingua, questo dialetto nelle canzoni che facciamo. Allora, dal mio punto di vista musicale, secondo me è un tabù, perché nessuno può arrivare a quel livello di padre. Cioè, finora non ho sentito mai uno dopo De André che fa quello che faceva lui a livello musicale. Non sto parlando di dialetto, utilizzare la lingua italiana come lui, la poesia eccetera, però a livello musicale lui era proprio un genio. Però è naturale che a uno venga in mente, perché De André sì, è stato grande perché è stato l'unico che con il genovese e con un genere come la world music in fondo di strumenti mediterranei è riuscito a catturare l'attenzione di un pubblico vastissimo, cioè di tutta Italia. Quindi è chiaro che viene subito in mente lui. Poi lui è anche quello che ha fatto questo esperimento è riuscito meglio. Sì. Non è stato il solo, poi sono stati altri. Praticamente lui è il padre di quel genere lì, del dialetto genovese mischiato con il Mediterraneo. Sì. Tutto il Mediterraneo. Non so se è il padre, però è quello che l'ha realizzato in maniera più efficace. Sì. Il world music in teoria non so dire la definizione giusta del world music, perché mondo molto ampio di musica. World music è praticamente quando metti vari generi insieme, strumenti che non, di solito non vanno insieme, tipo strumenti arabi con la musica italiana, come faceva De André. Mm-hmm. Cioè, ha messo l'oud arabo nella musica sua. Insomma, quella è la world music, mettere tutto insieme, fare un misto di vari generi musicali, vari strumenti, vari background anche nello stesso gruppo, come nel Feral Corn. Cioè, il nostro bassista faceva metal prima, no? Ho fatto questo, ho questa macchia. Ale è un cantautore chitarrista. Io un sassofonista che vengo da un mondo molto, molto e completamente diverso anche, di jazz e musica araba e balcanica. No, allora, del disco che uscirà a gennaio possiamo anticipare che ci saranno 10 tracce, ce ne sono, tornando sul genovese, 3 in genovese, un paio senza testo vero e proprio, un paio in spagnolo e... Abbiamo tanti ospiti musicisti che ci hanno aiutato a registrare il disco. Sì, ci sono stati grandi ospiti, in primis i Fiati di Al-Rasif, poi c'è stato Luca Falomi, Matteo Rebora, percussioni, poi i cori. I cori del, come si chiama? Di Michele, mio cugino Enrico. Però gli interventi più significativi sono sicuramente Fiati al-Rasif, chitarra di Luca e percussione di Matteo. Tutto il resto sarà a gennaio. Tutto il resto sarà a gennaio, sì. Ma faremo sicuramente un altro videoclip prima che esca o subito dopo, a cavallo. Io ho un rapporto molto forte, perché praticamente ho imparato tutto quello che so qua a Genova. Io, uno che vengo dall'estero, dall'altra parte del mondo, ho imparato a suonare, ho imparato musica qua, ho imparato cosa significa jazz, quello che studio io in conservatorio, ho imparato cosa significa suonare per strada,
suonare con vari gruppi, cioè, ho cominciato io con gli Arrasif, che è un gruppo palestinese che sono qua, adesso suono con Ferra al Cuore e tanti altri gruppi genovesi anche, quindi il mio rapporto è un rapporto molto forte, cioè io come musicista sono nato qua. Genova storicamente è ricchissima di musicisti, gente che scrive, suona, è sempre stato così. E ci sono anche tante scene diverse, poi come in ogni cosa ci metti un pochino a trovare davvero il giro, i musicisti con cui ti trovi meglio, il genere, perché come per ogni cosa Genova nasconde un po' tutto, poi piano piano cominci a frequentare, sì. A me piace tantissimo, non so, il tutto musicale qua. È strano, poi ho l'impressione che stia sempre crescendo, dico, negli ultimi anni c'è molta più gente che suona per strada, che oltre ad essere una bellissima cosa è anche un'occasione per incontrare, vedere di faccia un sacco di gente che suona, poi li rincontri all'altro concerto, poi li rincontri all'altra jam, è vivacissima e c'è un sacco di gente bravissima. Sono sempre bravi, sì. Arrasif, la band misto palestinesi, genovesi, che spopola da ormai anni a Genova e non solo, ovviamente. Poi, artisti preferiti, Barbagrammi, che anche loro fanno genovese. Io da jazzista posso dire che la maggior parte dei jazzisti grandi italiani vengono anche da Genova, come Pietro Leveratto, Andrea Bozza, Dado Moroni, mi sa che è anche genovese, no? Quindi ci sono grandi nomi genovesi che sono diventati ormai internazionali nella scena musicale jazz. Ciao! Ciao.